Allora l'audio ci sente? Mi sentite bene? Ok. Incominciamo questa. Buongiorno a tutti. Incominciamo questa nuova lezione di laboratorio di intelligenza artificiale e informatica grafica. Oggi vi parlerò di ROS, che sta per Robot Operating System. Partiamo da una prospettiva storica, come sempre, per capire il contesto in cui ROS si inserisce. Allora, nei primi sistemi robotici, ricordo di averne fatto qualcuno anch'io, qualcosa come più di 20 anni fa, il programma che controllava il robot era un binario singolo, un monolite, no? Che era in carica di leggere tutti i dati sensoriali del robot ciclicamente. Basato su questi dati sensoriali, quindi sensing, basato su questi dati sensoriali doveva capire qual era la configurazione del mondo del mondo reale e doveva confrontarla con una configurazione del mondo desiderata che era l'obiettivo del robot. Per esempio, se l'obiettivo era prendi questo oggetto e mettilo lì. Guardando, prendi questo oggetto e mettilo qui, guardando il mondo, io capivo che questo oggetto si trovava in questa posizione, quindi questa era la situazione del mondo e dovevo pianificare delle azioni tali per cui l'oggetto si trovasse in una nuova situazione, che era questa situazione del mondo, quindi la posizione desiderata, e al fine di raggiungere questo scopo. Dovevo pianificare quali comandi, quali azioni dare ai miei attuatori, al mio braccio in questo caso. Quindi sposta il braccio fino a che non vedi che la mano copre l'oggetto, chiudi la mano, sposta la mano a destra e apri la mano. E poi, una volta che avevo formulato questo piano, questa idea, dovevo eseguirla, che comportava poi tutta una serie di problemi tipicamente di controllo, quindi acting. Però all'inizio era tutto che uno quando faceva dei programmi per robot faceva il monolita, ok? Un programma de del tipo di quello che vedete qua. Agli inizi, ok? Ben presto ci si è resi conto che fare il monolita non aveva non forniva una flessibilità, diciamo, adeguata. Un sistema robotico moderno è costituito da tanti aspetti, da tanti processi concorrenti, da tante funzionalità che presentano un certo grado di disaccoppiamento, il che vuol dire che sono indipendenti l'una dall'altra e quindi ha senso, come ha senso nel fare programmi, rendere questi processi, queste attività modulari, quindi sfruttare la modularità. In questo caso, in questa slide, viene illustrato un sistema tipico semplicemente di un robot che si muove autonomamente. Adesso non, i dettagli di questa slide li vedremo nel seguito, quindi in un altro episodio di Lambiaggi, ma qui vedete uno schema di quanta roba c'è per far muovere un robot. In particolare, se vogliamo entrare nel dettaglio, qui c'è anche un simulatore che gira. Quindi questo qui è il simulatore che si occupa di inviare determinate informazioni, per esempio ad un processo che si occupa di localizzare il robot, ma questo processo che si occupa di localizzare il robot avrà bisogno di conoscere la configurazione del robot, quindi come stanno messi i vari sensori sul robot nel caso in cui il robot abbia parti mobili, quindi per cui i sensori si possono muovere, quindi questa informazione è deputata ad un altro processo che si occupa di calcolare la posizione dei sensori in funzione della posizione dei giunti. Insomma, poi abbiamo qui questo blocco qui,
questo blocco di processi è un blocco che si occupa di no, questo blocco di processi è un blocco che si occupa di pianificare la traiettoria e quindi di dire ok, assumendo che tu ti trovi in questa posizione e che tu voglia andare in quella posizione, questi sono i punti, i waypoint della mappa che devi attraversare. Poi in questo caso addirittura c'è un qualcosa di grasping, quindi presumibilmente il task di questo robot sarà quello di andare in un posto a un altro e di prendere una cosa. Ovviamente il task di grasping, il processo che controlla il grasping o che pianifica questa operazione, dovrà comunicare con il processo che si occupa della pianificazione del movimento della base mobile. Perché per andare a prendere un barile di sardine nella stanza a fianco, è necessario che prima io nella stanza a fianco ci arrivi e quindi potrò promuovere dei task di basso livello, potrò delegare dei pezzi di pianificazione ad altri aspetti. Comunque, l'unica cosa che ci interessa è che sono di questa, il senso di questa. Immagine è, questo è un sistema robotico moderno, ne vedremo e ne svilupperemo alcuni durante il corso, in cui però ogni che è composto da tanti processi che si scambiano delle informazioni, che offrono dei servizi e che si scambiano delle informazioni. Più è semplice e piccolo il processo che deve operare, tipicamente più è bug free, perché meno codice scrivete, o meno codice è scritto in generale, meno bug ci sono. E più è chiaro e semplice il task, più è facile che il processo lo porti a termine, che sia robusto. Alcune considerazioni. Questa architettura qui è un'architettura funzionale, ok? Nessuno mi impedisce di costruire un unico binario che lanci tanti thread, in cui ogni thread esegua uno di questi processi. Tutto sommato io posso fare una cosa del genere. Il problema, voi lo sapete, quando io ho un programma multithread è che se uno di questi programmi, di questi thread crasha l'intero sistema. Ok? Allora ha più senso utilizzare l'astrazione di processi in questo caso. Però i primi sistemi robotici erano basati su thread, laddove queste cose si facevano. Perché? Perché uno diceva, beh, i thread sono efficienti perché più efficienti perché si condividono la memoria. Di conseguenza, non ho bisogno di far passare delle informazioni anche pesanti tra un thread e l'altro utilizzando o i socket o della memoria condivisa, SMM, che vedremo a sistemi operativi, e quindi sono più veloci. E al tempo la CPU era un vincolo. Il problema che rimane però è che se uno di questi processi, di questi thread nel mio sistema fallisce, beh, allora tutto il robot si rompe, ok? E qui, spero sentiate l'audio, qui è quello che succede quando. Un robot si rompe. È una cosa che dovete tenere presente. Adesso è partito il ventolone. Una cosa che dovete tenere presente nello sviluppo di robot è che possono, cioè, più un robot è pericoloso, più serve. Cioè, un robot come il Roomba è utile, utilissimo per tenere, per esempio, in ordine il mio pavimento. Me che sono estremamente pigro nel passare l'aspirapolvere, però, e non può fare tanti danni perché è abbastanza piccolo. Nel momento in cui io debba fare un robot aspirapolvere, un robot che pulisce un ospedale, per forza di cose lo devo fare più grosso, o un'università, sono un grosso edificio. E se lo faccio più grosso, se intruppa, se prende una persona, gli fa male. E questa cosa tu non la vuoi. Questo è il motivo per cui, per esempio, la produzione, la commercializzazione di macchine autonome è, diciamo,
va a rilento, mettiamola così. Perché? Perché se una macchina autonoma fa un danno, poi diciamo, no, la responsabilità non è ben chiaro di chi sia. Uguale per i robot. Di conseguenza, un robot più può far danni, più è utile, nel senso che più è grosso, più è potente. Il problema è che se fa danni, chi paga? Quindi bisogna stare molto attenti quando si fanno dei programmi per robot, perché nel momento del deploy, no, ovviamente non nel momento dello sviluppo, deploy vuol dire quando lo metti in opera, quella cosa deve funzionare. E se è utile, probabilmente è anche pericoloso quando non funziona. Ok? È chiaro che quando un sistema è molto complesso, molto articolato, deve fare tante cose, specialmente se c'è una supervisione, può succedere che delle parti di questo sistema smettano di è normale che questi sistemi, scusate, se leggo la chat, poi dopo non. Poi mi fermo per le domande. Se leggo la chat, poi dopo si interrompe il flusso di discorso. Allora, è normale che alcuni processi si rompano, o che magari perché state facendo delle prove. La cosa più semplice in questi casi, per esempio anche nel Roomba, io assumo, non lo so, ma assumo che per esempio se un processo segmenta o segfolta, per esempio il processo trova lo sporco, un certo sistema se ne accorge e lo fa ripartire. Quindi un'idea per guadagnare robustezza è implementare quel grafo, quel computation graph, come dice Vincenzo, di prima, isolando le funzionalità in tanti processi diversi, i processi con la abilità di fare in modo che se un processo crasha oppure ha un comportamento anonimo, un supervisore o umano o diciamo programmatico, un programma se ne rende conto, abbatte quel nodo, lo fa ripartire e la funzionalità del grafo del flusso di informazioni viene ripristinata. Nel fare questo, magari è anche importante non sospendere dei servizi, diciamo, che sono fondamentali. Faccio un esempio. Nel caso in cui voi siate su un aereo, l'aereo ci avrà tanti bei sistemi. Un aereo che sta facendo, per esempio, col pilota automatico, effettivamente è un robot in quel contesto. E magari ci sta la parte dell'aereo che è non so, quello che dice i messaggi, il generatore di pubblicità, quello che urla dei messaggi sui voli di qualche compagnia aerea, no? Ora, quello lì è una parte dell'intero sistema e noi non vorremmo, facciamo finta che quello cresci, meno male, no? Quell'aspetto cresce. Non è che perché quello cresce io devo far ripartire l'intero aereo, quindi lo devo far atterrare, devo far ripartire tutta la macchina, perché magari ci saranno delle funzionalità di basso livello, più è basso il livello, più sono di basso livello, tipicamente più sono critiche, che non devono essere interrotte. Ma poi quando si mette dentro l'emettitore di suoni o chi che sia, quello diciamo, va per suo conto. Un altro esempio può essere nel robot che si muove da un posto a un altro, lo vedremo meglio nel seguito. Ci sono dei processi, per esempio l'obstacle avoidance, quindi quel pezzo di programma che se voglio andare contro un muro mi dice fermati, mi ferma i motori, che è più critico per esempio di un processo di pianificazione delle traiettorie, perché se quello pianifica la traiettoria sbagliata, al massimo vado dalla parte sbagliata, tra virgolette, ma se l'obstacle avoidance si rompe, io sicuramente vado a sbattere contro il muro. Ok? Quindi magari potrò volere cioè far ripartire il pianificatore di traiettoria, ma tenendo al tempo stesso l'obstacle avoidance attivo. Un modo per far comunicare i processi, qual è? Com'è che si fa?
Beh, sì, tipicamente si disaccoppiano attraverso dei meccanismi di Inter-Process Communication, no? IPC, che vedremo nel corso dei sistemi operativi, ma vediamo anche qui in ROS in una particolare, diciamo, loro accezione. Allora, facciamo sempre questo. Quindi una volta che la gente ha capito che doveva fare processi, perché i processi si possono chiudere e far ripartire, vi ricordo che un processo ha un'area di memoria separata dagli altri processi, mentre un thread condivide la memoria con gli altri thread che fanno parte del processo a cui appartiene, quindi gli errori di un thread sono più critici degli errori di un processo. Nel passato l'idea era quella, cioè quello che si faceva, quello che si è fatto con sistemi come Carmen, che è stato usato poi tra l'altro per mandare cose nello spazio, era quello di isolare i processi l'uno fare dei programmi. Ogni programma faceva una cosa e comunicava con gli altri le informazioni che lui calcolava, ovvero chiedeva agli altri processi le informazioni di cui aveva bisogno. Al fine di portare avanti il suo compito. Per esempio, dei processi potranno essere un nodo, un pezzo di programma che si connette ad un sensore, ad una telecamera, per esempio, e offre al resto del sistema, a tutti gli altri processi, l'immagine che la telecamera in quel momento acquisisce. Ovvero potrà anche fornire agli altri processi dei servizi, quali alza la luminosità o abbassa la luminosità, quindi potrà mettere a disposizione degli altri moduli, delle funzionalità per controllare, no, l'immagine della telecamera. Al tempo stesso, guardo di là perché c'è il robot. Al tempo stesso, se la camera per qualche motivo crasha, si rompe, magari perché il driver è fatto male, questo nodo, questo processo terminerà. E qualcuno lo potrà far ripartire nel seguito. E i processi che sono in carica di leggere l'informazione della telecamera, quindi l'immagine corrente, lo stream video, si accorgeranno che lo stream si è interrotto, ma non è che cresceranno. Magari, oh, la camera è andata giù, ferma il robot in attesa che la camera riparta. Quindi uno guadagna questa robustezza. Come facciamo a far comunicare questi processi? Beh, due sono le strade: o si mandano delle letterine, dei messaggi, oppure condividono memoria. No? Quindi posso dichiarare un'area di memoria condivisa tra i processi, utilizzata esclusivamente per lo scambio di dati, nel quale però non metterò puntatori, no? Metterò solamente dati grezzi, per esempio un'immagine, l'immagine corrente, e qualcuno ci scrive e qualcuno ci legge, oppure dei messaggi che sono da una parte meno efficienti perché ogni volta comportano una copia, però sono più robusti. Il vantaggio dei più safe perché non c'è rischio che qualcuno sporchi un'area di memoria che poi qualcuno ha, che non ha diritto, sporchi un'area di memoria che qualcun altro non leggerà, anche se poi dopo uno può implementare dei meccanismi di protezione della memoria, tale per cui solamente qualche processo, secondo una certa politica, può scriverci dentro. Ma in linea di massima i messaggi offrono un vantaggio ancora maggiore, che è quello del poter scalare il sistema su multipli computer attraverso la rete, perché se mando un messaggio, poi questo messaggio lo posso incapsulare in un pacchetto TCP o UDP, lo sbatto sulla rete e a quel punto posso scalare molto la quantità di computer che si occupa, che concorre all'esecuzione dell'applicazione robotica. Ok? Quindi, alla luce di questa canzone che vi ho raccontato, scusate. Devo vedere quanti siete, ok. Di questa canzone che vi ho raccontato, vediamo un po' quali sono i desiderata di un sistema robotico, anche se poi queste cose sono convinto valgano per una classe ben più ampia di sistemi.
Se un processo si rompe, deve poter essere fatto ripartire senza interrompere le funzionalità del sistema. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, deve esistere un'interfaccia delle funzionalità che sia ben definita, in modo tale che io posso rimpiazzare una funzionalità con una nuova versione a runtime. Per esempio, assumiamo che io abbia un bellissimo servizio di localizzazione, no? Poi a un certo punto arriva qualcuno e mi offre un servizio di localizzazione ancora più bello. Localizzazione è quel processo che si occupa di capire dove il robot sta in funzione della lettura dei dati sensoriali. Bene, se io sono il mio robot opera in una fabbrica, non è che posso dire adesso fermati un attimo qua e io adesso ti cambio il sistema di localizzazione un minuto solo. Magari io voglio poter fare un hot swap del servizio di localizzazione vecchio con il servizio di localizzazione nuovo. Questo impone che il servizio di localizzazione in generale offra un'interfaccia che è la stessa, in modo tale che tutti gli altri moduli possano fruirne, a prescindere dall'implementazione. Okay, quindi è come dire, definisci le segnature delle funzioni, fai che siano quelle, le interfacce delle funzioni, lasciale così e poi dopo implementale come vuoi. Ovviamente un'altra cosa che io voglio è che i processi comunichino, siano disaccoppiati attraverso dei meccanismi di inter-process communication. Allora, ci sono state, c'è una famiglia e questo ha portato alla nascita di tantissimi, di una buona quantità di middleware per la robotica. Middleware è uno strato di software che sta tra l'applicazione, quindi l'applicazione finale e diciamo, il livello di programma vero e proprio. Una libreria, è un po' come una libreria su cui si poggiano tutti i moduli che poi fanno parte dell'intero del sistema e definisce un insieme di politiche ed offre un insieme di strumenti che poi implementano queste funzionalità, in particolare IPC e controllo dei processi. E qui in questa slide vedete un po' una lista di middleware che hanno avuto successo nel passato. In particolare io ho lavorato su questo e ho lavorato su OpenRTK quando c'è stato. Altri sistemi molto in auge erano Player e Stage. Comunque ognuno di questi sistemi è stato sviluppato indipendentemente con diverse politiche fino a quando poi non si è avuta una certa convergenza, che è stata poi anche guidata dall'evoluzione dell'hardware, dal modo in cui, dalle peculiarità che i nuovi computer offrivano, per esempio multipli core, per esempio schede di rete sempre più veloce, piuttosto che memorie sempre più capienti o cose del genere, e quindi diciamo si è avuta una convergenza verso un paradigma basato su scambio di messaggi. Alla fine, dopo questo, cioè, tutti i processi, diciamo, informatici ma generali, all'inizio quando si scopre un campo, all'inizio c'è una generica entropia, ci sono 3.000 modi di fare le cose e poi si ha convergenza verso uno strumento, specialmente nell'ingegneria, che diventa lo strumento dominante, ma che in realtà è costruito a partire dall'esperienza che è stata si matura in tutti gli altri sistemi. Quindi è nato ROS, che sta per Robot Operating System. Ora, non è proprio un sistema operativo nell'accezione di kernel o di sistema operativo che vediamo nell'altro corso, ma più che altro è un insieme di strumenti e di API che permettono di costruire un sistema robotico. In che cosa consiste? Consiste in un insieme di strumenti che ti permettono di definire dei messaggi. Un messaggio, ricordiamoci, è una letterina che un processo manda a un altro processo. E siccome siamo nel mondo del computer,
un messaggio deve avere un tipo, no? Deve essere un struct fondamentalmente, perché altrimenti il ricevitore riceve questa sequenza di bit e non sa come interpretarla. Quindi devi sapere dove iniziano i campi e di che tipo sono. Quindi offre delle funzionalità per definire e anche inviare i messaggi, controllare i processi, quindi vedere quali processi, quali nodi sono attivi. Offre un suo file system, un modo, immaginiamo che tutti quanti abbiano la possibilità che chiunque abbia la possibilità di definire un albero dei processi, un modo di scrivere su disco, di memorizzare, e di organizzare le cartelle di questo sistema di nodi, ognuno ha il suo, si genera un'entropia. Allora conviene che esista una modalità standard di mettere tutti questi pacchetti, un modo di organizzare le directory che sia abbastanza coerente in maniera tale che più persone, una convenzione, in maniera tale che più persone che guardano quel codice riescano a capire quali sono i nodi, quali sono i pezzi che girano e come sono articolati. Quindi offre quindi un file system, un modo di scrivere le cose, i programmi e i dati su disco. Che altro non è che una convenzione per delle directory e un build system, un modo per compilare questa roba, visto che i processi sono tanti, milioni di milioni sono tanti, e quindi quando uno deve fare una build può anche metterci un po' di tempo, è necessario avere un sistema che coordini queste cose. Dice perché è stato disegnato, è stato costruito ROS intorno al robot più complicato che si potesse fare, complicato da un punto di vista cognitivo, che era il PR2, che è questo mostro che vedete qui, con un sacco di telecamere, due braccia, una base mobile, eccetera, eccetera. Questa è stata una differenza sostanziale, forse è stato il motivo per cui ROS ha avuto così successo. È che mentre gli altri i sistemi precedenti, quali OpenRDK, Carmen, eccetera, eccetera, erano stati sviluppati per delle piattaforme che facevano sostanzialmente navigazione, facevano sostanzialmente sposta di A a B, ROS è stato sviluppato con una piattaforma con delle capacità molto elevate, per esempio grasping, riconoscimento di oggetti, riconoscimento di oggetti implementata tramite programmazione, ma possibilità di vedere su un tavolino e cose del genere. Quindi l'aver allargato, l'aver operato su un robot che era molto potente, potente da un punto di vista hardware, ha comportato il fatto di dover generalizzare delle interfacce, generalizzare le cose in maniera tale che non operino solamente nell'aspetto di navigazione, ma operino su un insieme di task più ampi. E quindi ha fatto questa sua peculiarità, ha fatto breccia nella comunità perché dice: finalmente ho un sistema che mi gestisce tutto, mi offre interfacce per fare tutto e quindi io lo prendo. Ok? E quindi, se da una parte ROS è un insieme di strumenti, e secondo me è un insieme di strumenti e basta, su questi strumenti sono state sviluppate ex tempore un insieme di programmi, di nodi, di funzionalità specifiche per un robot estremamente complicato, ma comunque scalabili anche a dei robot molto più semplici, che supportano tanti bei, che offrono tanti bei servizi. In particolare c'è un insieme di nodi, di funzionalità, di processi, che si occupano di leggere i dati sensoriali, vedete come se fossero dei driver, e supportano una baraccata di sensori, perché questo robot c'ha una marea, o c'aveva una marea di sensori. E quindi tu già c'hai i driver, dici bene, sono contento, un lavoro che non devo fare. Poi aveva un discreto stack di navigazione, quindi funzionalità per andare da un posto a un altro, per localizzarsi, per fare la mappa e via discorrendo, bella così. Quindi chi vuole lavorare ad un livello più alto, scusate, ho un po' d'arsura, tra un po' andrò a bere. Chi voleva lavorare ad un livello più alto non si doveva preoccupare, per esempio, né di device support né di navigazione, perché già ti offre una piattaforma che quando l'accendi, gli fai fare un giro per casa, fa la mappa e poi da quel momento in poi tu gli puoi dire vai in cucina, vai in bagno, vai lì, va su, va giù. Quindi tu ti puoi occupare di task di più alto livello, per esempio
Che ne so, vai a prendere la mela in cucina, allora uno deve dire, dove sta la mela? Vai a prendere la mela, dice, dove sta la mela? Parte il processo, cerca mela, trova mela, prendi mela, poi parte il processo di pianificazione, dice, dove stai te? Magari stai seduto sulla poltrona, prende mela, porta mela sul poltrona, che è il posto dove stai te. E poi c'erano altri task, altri servizi, altre funzionalità offerte. E quindi, come in tutti i software, sono importanti due cose: importante la chiarezza, il comfort che questo strumento dà al programmatore attraverso delle API ben chiare, questo serve al programmatore. Poi il programmatore è contento e allora con agilità e con semplicità fa tante applicazioni per quel sistema. A quel punto, con tante applicazioni per quel sistema, gli utenti sono contenti, dove per utenti io intendo anche le persone, diciamo i programmatori che operano a livello più alto, tra virgolette, sono più contenti e quindi quella cosa ha successo. Questo è stato il motivo per cui ROS ha funzionato. Questa l'ho detta prima, non so perché è partita. Cioè, diceva, perché alla fine ROS ha avuto così tanto successo? Ha avuto tanto successo perché c'è stata una persona che c'aveva, uno dei fondatori di Google, non dei due principali, ma un altro, andatelo a cercare su internet, che ha messo un sacco di soldi su quest'idea. Ha creato e ha preso i migliori che erano sulla piazza, le migliori persone che erano sulla piazza e che erano comprabili, perché alcune non erano comprabili, nel senso che avevano una forte vocazione per l'accademia, soltanto, e li ha messi in un posto dandogli una sorta di una posizione a tempo indeterminato per fare quello che volevano in questo ambito. Queste persone hanno incominciato a chiacchierare, fare un sacco di cose, e dopo poco tempo, un paio d'anni credo, un anno, è nato ROS e è nato il PR2. E questa cosa qua è stata fatta, credo, senza un chiaro obiettivo di profitto. Avendo tutte queste persone, diciamo, questi fenomeni chiusi in un posto, ha fatto sì che nascesse ROS, fondamentalmente, anche perché poi ognuno di noi, più o meno di quelli che lavoravano in robotica, più o meno conosceva direttamente o indirettamente uno di quelli che stavano a Willow Garage, che era il posto dove sviluppavano ROS, e quindi insomma si è creata questo dominio. E poi perché ha fatto bene. Quelle che potete leggere qua sono le grandi lodi di questo sistema, che sono: offre la possibilità di riutilizzare il codice, grazie, no? Perché tu, se hai tanti processi diversi, è ovvio che puoi copiarne ed estenderne. Cioè, diciamo, il fatto che quasi tutto sia open source ti permette anche di estrarre delle funzionalità. È scalabile perché tutto quanto gira in dei processi diversi che poi possono essere lanciati su computer diversi che comunicano via rete. Quindi, se hai una rete abbastanza veloce, quando non ti basta la CPU, prendi un altro computer, lo metti a disposizione della rete e ci fai girare un po' di nodi. Hanno offerto un sacco di API per dei linguaggi di programmazione di basso, medio ed alto livello. Una cosa che è molto carina è che ROS offre solamente delle interfacce, ma per far comunicare questi moduli, e poi tu, nello sviluppo del modulo, puoi tranquillamente fare quello che vuoi, puoi tirare dentro ogni libreria che ti interessa. Non è che devi usare, se ti muovi nell'ecosistema ROS, devi usare solo componenti ROS. Puoi tranquillamente prendere il tuo sistema di navigazione che hai sviluppato per un altro ambiente, no? Fai un po' di wrapping, aggiusti un po' le chiamate di sistema, lo incapsuli dentro ad un processo, un nodo ROS, lo sbatti dentro un sistema ROS e se era fatto bene, quello lì continua a funzionare. E poi ancora è più di 10 anni, è vecchio più di 10 anni, è ancora il modo
attraverso cui si distribuiscono i programmi per robot, in particolare si registrano i dati. Avrete sentito Ross sempre nell'obiettivo di essere così omnicomprensivo. Alcune di queste persone che erano a Willow Garage hanno anche contribuito ad altri progetti nel frattempo, che erano inizialmente indipendenti da Ross, ma poi, visto che la stessa persona stava facendo due cose, no, ha detto: ma sai che c'è, questa cosa qua può essere utile dentro ROS, per esempio la Point Cloud Library oppure OpenCV, questa cosa qua, questo aspetto può essere utile dentro ROS, e quindi io ce lo tiro dentro. OpenCV è una libreria di visualizzazione, la Point Cloud è una libreria per la visualizzazione, allineamento e manipolazione di nuvole di punti, Gazebo è un simulatore, un po' sullo stile di Unreal, ma più orientato alla fisica e alla simulazione di robot, MOVEit è un sistema di planning di traiettorie. Ora, come si fa a installare? Come si fa a installare? Lo dovreste aver già visto perché c'è la wiki. Allora, adesso sì, c'è la wiki e quasi tutti avete seguito, immagino, le istruzioni dell'altra volta, almeno le istruzioni che vi ho dato nella lezione dell'altra volta. Perché, dici, come fai a saperlo? Perché ho ricevuto tante domande e a ricevimento e nella sessione di esercitazione della volta scorsa. Ora, per far girare ROS, adesso io se clicco qui, mi si apre Firefox e va nel posto qua, no? Bene. Allora, queste slide che vi caricherò alla fine di questa lezione contengono dei link cliccabili. Quindi se voi cliccate sul link vi apre la risorsa corrispondente. È proprio per questo motivo che, diciamo, non mi dilungo troppo. Riguardo all'installazione di ROS, queste slide sono dell'anno scorso. L'anno scorso l'ultima era Kinetic, quest'anno l'ultima è Melodic, credo. Ora, Kinetic Melodic sono delle versioni di ROS. Di conseguenza, se quest'anno voi avete una versione più fresca, per esempio Melodic, noi supportiamo tutte le long term release. Quindi, se volete installare sulla vostra piattaforma una cosa più recente, installate Ubuntu 18.04 e Melodic, ok? Non cambia niente sostanzialmente, cambia solamente il nome. Noi ci assicureremo, Tiziano si assicurerà, Tiziano batti un colpo, che queste cose funzionino, e anche Vincenzo, che questi processi funzionino, scusate, che i nostri programmi, che quanto faremo, funzioni su entrambe le versioni. Mi idrato un attimo, ecco, ora mi idrato un attimo e poi vediamo quali sono i concetti fondamentali di ROS. Lascio lo stream attivo, poi lo interrompo. 2 minuti solamente perché c'ho la gola che sta bruciando. Ora, dopo tutto questo pane. Ah.
Allora, dopo tutto questo pane è meglio. Dopo tutto questo pane girico, queste lodi di Ross, vediamo un po' quali sono i concetti fondamentali di questa macchina, di questo sistema. Immagino che l'abbiate installato tutti, quindi vado liscio. I concetti fondamentali sono un processo. Quando voi leggete Ross Node, immaginate che sia un processo, uno di questi cosi che fanno parte del grafo e che eseguono computazione. Un messaggio è una struct, una struttura dati che viene inviata da un processo all'altro. Ok? Il tipo del messaggio è il tipo che è definito da voi fondamentalmente, o è uno dei tipi di messaggi che fanno parte dei messaggi standard definiti da ROS. Un messaggio è una struct che viene mandata da un nodo a un altro nodo. Ok? Un tipo di dato. Poi un altro concetto di ROS è il topic. Un topic, mentre un messaggio è un tipo di dato, un topic è uno stream. Assumiamo che io abbia 10 telecamere nel mio sistema. Ciascuna di queste telecamere, ogni volta che acquisisce un'informazione, produrrà un messaggio di tipo immagine, che magari conterrà l'altezza, la larghezza, il numero di pixel e poi i valori dei pixel della mia immagine, no? Questo è un messaggio di tipo immagine. Se io ho 10 camere che stanno facendo streaming, quindi stanno acquisendo dati, in quel momento ciascuna di queste camere invierà un tipo di messaggio di tipo immagine, no? Ciascuno di questi stream. E ne invierà tanti, uno a 30 frame al secondo, a 10 frame al secondo, a seconda di come ho configurato le telecamere. Ora, il nome dello stream, quindi però saranno stream diversi, perché ogni camera ha il suo di stream, no? Un topic, altro non è che uno stream riferito a una camera. Quindi avrò il topic, camera image 1, per esempio, camera 1 image, che sarà lo stream riferito alla prima camera, camera 2 image, che è lo stream riferito alla seconda, camera image 3, che è lo stream riferito alla terza, e così via. Oppure camera della capoccia rispetto a camera delle orecchie, non lo so, dipende da come l'ho messo. Quindi, nodo, processo, messaggio, struct, mandata da un nodo a un altro nodo, topic, stream di messaggi, un flusso continuo di messaggi, ok? E in un sistema robotico, ovviamente, noi assistiamo alla presenza di numerosi stream, no? Di dati, eventualmente di tipo eterogeneo. Ogni sensore tecnicamente mi offre uno stream, perché lui legge in continuazione i dati dall'ambiente. Io su questo stream devo eseguire dei calcoli e produrre dei risultati in funzione dei dati che ricevo, e quindi produrrò un altro stream di informazione. La terza nozione è un servizio. Servizio. Un servizio è una remote procedure call. Vuol dire c'è quel processo lì che ci sono due processi e io voglio poter eseguire one shot, far eseguire al processo B, due processi, un processo A e un processo B. E io voglio fare in modo che il processo B esegua uno specifico calcolo oppure cambi una certa modalità su richiesta del processo A. Allora, il processo B dovrà offrire un servizio, come se fosse una chiamata a funzione, a procedura remota, e il processo A dovrà invocare questo servizio dal processo B. Per esempio, un possibile servizio potrebbe essere spegni l'auto white balance della camera, no? Quindi io, nodo della telecamera, processo che controlla la telecamera, offrirò il servizio di impostazione dei controlli della telecamera, luminosità, insomma, tutte queste belle cose. Ok? Non è che questi dati devono essere per forza gestiti attraverso uno stream, possono essere anche aggiustati one shot, no? In questo caso ha senso che la telecamera offra dei servizi, offra un servizio per impostarne, per esempio, i settaggi. Ok? Un servizio è un node-to-node RPC. Ovviamente un servizio può essere anche usato per ritornare dei valori, quindi per far eseguire a un nodo un qualcosa. Un altro esempio di servizio è il servizio vai nel posto.
Perché se io ho un sistema di navigazione, questo sistema di navigazione avrà un pezzo, una componente, per esempio il pianificatore del moto o un supervisore, che offrirà al resto del sistema un servizio che è il servizio vai in locazione XY. Ok? Ora, questo qua non è uno stream, è un servizio, perché chiaramente tu quando hai una piattaforma e ti dici vai in quel posto lì, glielo dici una volta e poi devi lasciare che la piattaforma raggiunga quella locazione. Nel frattempo tu ti metti in attesa che questa locazione sia stata raggiunta e quando questo avverrà, magari la tua chiamata a procedura remota terminerà con sì, sono riuscito ad arrivare con un risultato del tipo sì, sono riuscito ad arrivare in quel posto, no, non sono riuscito ad arrivarci perché le porte sono chiuse e io non ho le mani. Ok? Allora, i nodi. Ecco, in queste slide, ragazzi, io non mi dilungo troppo perché sennò devo fare, devo fare il browsing o la lettura della wiki e non credo che sia questo il contesto. Però queste slide sono cliccabili. Quindi se voi cliccate qua, vi si apre magicamente la wiki che vi racconta i dettagli di che cosa sono i nodi e di che cosa sono, diciamo, espande il concetto che io vi introduco qui. Ok? Comunque, un nodo altro non è che una istanza di un programma ROS che gira in quel momento. Posso tranquillamente avere più istanze, diciamo, dello stesso nodo, più istanze dello stesso processo che girano. Magari ognuna si occupa di una cosa diversa, chiaramente, no? Tipicamente vi conviene fare i nodi, o almeno nella storia di ROS, questi nodi sono il più piccolo possibile. Offrono delle interfacce più piccole, possono essere scritti o in C++ o in Python, perché ROS offre hook delle librerie per entrambi questi linguaggi. Okay? Io in questo corso vi farò vedere il C++. Immaginando che poi molti di voi si troveranno bene con Python, lavorate pure con Python per certe cose, diciamo, eventualmente anche per progetti, per quello che vi pare. Io non ho preferenze, ma il Python lo conosco male e quindi non vi supporto. Il C++ lo conosco bene. Ora, un nodo è un processo. Punto. Un processo che chiacchiera con gli altri nodi attraverso questi meccanismi di IPC. Quindi, mandando e ricevendo messaggi su topic e offrendo o richiedendo servizi. Ok? Vediamo un po' un concetto fondamentale, è il concetto di messaggio. Un messaggio cos'è? Un messaggio è una struttura dati, un tipo di messaggio. Come faccio a definire un tipo di messaggio? È chiaro che nel tipo di messaggio io ci devo mettere le informazioni che mi servono per eseguire un particolare compito e quindi sta a me decidere cosa devo mettere nel messaggio. È una sorta di design di struttura dati. Come faccio a definire un messaggio dentro a ROS? Beh, un messaggio è una struttura dati e io dovrò semplicemente scrivere un file, no? Con un file di testo che ha estensione messager, in cui ci vado a mettere uno dietro l'altro il tipo e il valore cioè il tipo e il nome di ogni campo del messaggio. Ok? Quindi se mi serve definire un messaggio nell'ambito di un package ROS, e lo vedremo tra un po', un messaggio altro non è che una cosa di questo tipo, nome, cioè un file di testo, adesso vi posso far vedere. Questi sono dei file di testo, adesso io li apro con less, per esempio image e message. Adesso ovviamente questi sono tutti commenti,
Ma Image Message, oltre ad avere una caraffata di messaggi, è costituito da un insieme di coppie tipo valore. In questo caso, questo messaggio includerà un altro messaggio che si chiama header, quindi è come se metti una struct dentro una struct con campo header. Poi ci sarà l'altezza, ci sarà la larghezza dell'immagine, ci sarà una stringa che decodifica, che specifica l'encoding, quindi il modo in cui l'immagine, il byte array che costituisce l'immagine è memorizzato, per esempio potrà essere codificata in JPEG piuttosto che potrà che essere scritta in modalità RAW, una stringa che ti dice che dati hai, un flag che ti dice se è big o little endian e poi dati, uint 8 bracket bracket vuol dire che è un array. Ok, questo qui ovviamente è bloatato perché è tutto stracommentato, però questo è un tipo di messaggio, un tipo di messaggio temperature. Che cosa sarà temperature? Less temperature. Oh, un header che c'è sempre in molti messaggi, temperatura che è un float a 64 bit e una varianza che è un float a 64 bit. È bellissimo che usino gradi Celsius. ROS, essendo sviluppato in America, non è detto che usassero dei gradi Celsius. Ok, essendo, diciamo, partito in America, ora è sviluppato in tutto il mondo. Ok, abbiamo visto il message. Ok, voi lo potete fare voi un message come vi piace. Per farlo dovrete fare da qualche parte del vostro albero un file di questo tipo. Dove ci mettete no, tipo valore, tipo valore. Se cliccate in questo posto, vedete quali sono i tipi già disponibili. In linea di massima, quando fate un programma, vi conviene, se vi serve un tipo di messaggio, vi conviene prima dare un'occhiata nelle librerie ROS esistenti per vedere se potete riutilizzare un messaggio già esistente, se qualcuno l'ha già fatto. Perché se così è, voi non generate code redundancy. Se fate due cose, se lo rifate voi, non lo farete mai uguale a quell'altro. E quindi probabilmente si perde compatibilità di moduli. Quindi la regola generale è prima di disegnare una struttura dati, vedere se ce n'è già un'altra che fa al caso mio. Ok, questi sono i messaggi. Ora, questi sono i messaggi. Poi in un sistema, quando un sistema gira, no? Ci sono questi stream di messaggi che vengono inviati, ma vengono anche richiesti. Adesso io accenderò questo robot e vi farò vedere gli stream, i topic che sono a disposizione. Semplicemente, dove stai? Questo qua. I topic che sono a disposizione, diciamo, che stanno girando in quel momento. La cosa fondamentale è, intanto, assumendo che ogni nodo offra degli stream ovvero richieda degli stream o entrambe le cose, io ho bisogno di un modo per far sì che due nodi diversi si trovino, si mettano d'accordo sulle informazioni che vogliono inviarsi e poi se le invino. Quindi devo creare dei link. Come faccio? Faccio con un meccanismo. Innanzitutto devo trovare un modo di identificare gli stream. Quindi devo assegnare una label, un'etichetta, una stringa, per esempio, ad ogni stream. Quindi se io ho due camere, ogni camera produrrà uno stream, immagine di destra, immagine 1, immagine 2. Io dovrò mettermi d'accordo e fare in modo che, che il nodo camera, il processo camera, quando avviato, riceva come parametro una stringa che ne identifica il topic, che identifica lo stream. Dove lo identifica? Lo identifica nell'ambito del sistema. Che cosa succede se due nodi hanno
producono lo stesso stream, lo stesso tipo di stream. In realtà non succede niente, ROS non ti picchia se tu fai due nodi di tipo camera e ciascuno di questi nodi pubblica sul nome, sullo stesso stream. ROS non ti dice niente, però non è una buona cosa in linea di massima, a meno che tu non lo faccia in maniera senziente. Adesso vi faccio vedere, per esempio, quando faccio partire un Orazio, e questa volta vi faccio vedere che cosa succede quando a livello di topic, quali topic vengono prodotti. Un topic, uno stream, è ovvio che sia uno stream che sia legato al tipo di dato. Quindi, se c'è uno stream che si chiama camera image, io lì dentro ci posso solamente far passare tipi di dati camera image. Nel momento in cui ho quando il sistema parte, tutti i nodi vengono svegliati. Si svegliano. E mettono a disposizione l'interfaccia. Mettono a disposizione del sistema, pubblicano, espongono tutti i nomi degli stream che loro sono in grado di fornire e anche i nomi degli stream che loro richiedono per poter funzionare. Ok? Nel momento in cui, diciamo successivo alla pubblicazione, succede che ci sarà un matchmaking, nel senso che alcuni nodi che richiedono l'informazione di tipo camera image scopriranno, attraverso un sistema di name resolution, che se io sono il nodo navigazione e ho bisogno di camera image, c'è il nodo camera driver che offre camera image. Allora a questo punto verrà creata una connessione tra me e l'altro oggetto, con una sorta di meccanismo publish subscribe, cioè la camera pubblica i topic, i nomi degli stream che offre. Il nodo camera driver, il nodo navigazione pubblicherà gli stream che offrirà e richiederà gli stream di cui ha bisogno per di funzionare. L'associazione avviene per stringa, quindi un nodo interessato, un processo interessato a ricevere una certa informazione, si può sottoscrivere a ricevere quel particolare topic. Quindi se io nodo di navigazione sono interessato a ricevere l'informazione camera image, mi sottoscriverò all'informazione camera image e incomincerò a leggere, no? A quel punto mi verranno inviati periodicamente dalla camera i dati ogni qualvolta saranno a disposizione. Ok? Adesso lancerò semplicemente un Orazio, lo trovo, sì, e vi faccio vedere i topic che Orazio mette a disposizione. Solamente per message room. Adesso quello che ho fatto è far partire il core, che è un componente che si occupa di fare il name server, ma lo vedremo in una slide successiva, e poi ho fatto partire il nodo di Orazio. Lo riconoscete, Orazio ROS, che ci avete già dentro al package del robot, in realtà. Questi qua sono i topic che sono stati o richiesti o impostati, sono o richiesti o pubblicati dal nodo Orazio. In particolare ci sarà per esempio il topic command val, il topic codom, il topic join state e poi un topic per ognuno dei sonar a disposizione. In teoria presenti sulla piattaforma. Questi sono dei topic. Ovviamente il messaggio di tipo odom sarà diverso dal messaggio di tipo join state. Come faccio a vedere? Questi topic vengono pubblicati, i messaggi di questi topic vengono pubblicati ad una cadenza fissata. Come faccio a vedere uno di questi messaggi? Con un altro strumento che si chiama, con lo strumento ROS topic. Ecco. E qui io vedrò i messaggi di odometria. Voi non ve ne rendete conto, ma vengono inviati in continuazione questi messaggi. Adesso se io giro una ruota, vedete che qualcosa cambia.
No, perché sta cambiando l'odometria della piattaforma, la posizione sul piano. Ok? Pure posso anche fare altre cose, posso scoprire quanti me ne manda. A 50, più o meno a 50 Hz. Questi sono i topic. Per scoprire di più sui topic, voi andate sulla slide quando faccio l'upload, che è tra alcuni minuti, e ci cliccate sopra. Allora, detto questo sui topic, vediamo i servizi. Un servizio come faccio a specificarlo? Beh, come tutti i servizi, come tutte le cose, prima devo definire la struttura dati che incapsula il servizio, ovvero un servizio è una chiamata a procedura remota, ricordiamocelo. E una procedura, una funzione remota ha due cose che la caratterizzano da un punto di vista di dati. Ha i parametri e ha il valore, il tipo del valore di ritorno. Analogamente, per definire un servizio, io dovrò definire una segnatura di questo servizio. Quindi i parametri in input e il parametro in output. A differenza dei topic che operano con modalità public subscribe, quindi nel momento in cui io mi sveglio, vedo che tipo di dato viene pubblicato, mi sottoscrivo ai dati che mi interessano e li ricevo. Fin quando magari non dico basta, ovvero io mi sveglio, offro, pubblico, dichiaro i dati che metto a disposizione e poi sono in attesa del fatto che qualcuno me li richiederà in maniera automatica. I servizi sono diversi, perché un servizio è una chiamata esplicita a funzione che richiede che è one shot, cioè. Esegui questa funzione, io mi blocco, mi metto in attesa che tu, non mi, che tu mi restituisca il risultato. Mentre un topic è asincrono, tu ti metti lì, quando arriva il risultato, ti arriva, hai finito, sei contento. Ok? Quindi un servizio come si specifica? Si specifica dichiarando l'ordine degli argomenti in ingresso e gli ordini degli argomenti in uscita. Come si fa? Scrivendo un file di testo tale e quale a quello che abbiamo visto per i messaggi, solamente che finisce con serve. Ci sono tre trattini che separano gli argomenti in ingresso dagli argomenti in uscita. Come funziona questa baracca di questo modo di quando tiri su una rete o attivi dei nodi? Quali sono le operazioni fondamentali in un sistema public subscribe riguardante i topic? Allora, funziona così. Quando un nodo parte, lui fa un advertise, dichiara al mondo tutti i topic, quindi delle stringhe, che lui offre, quindi tutte le cose che lui può dare, diciamo, può mandare in uscita verso altri nodi che potenzialmente le chiederanno. Ogni topic è caratterizzato da una stringa e da un tipo di dato che caratterizza chiaramente quel topic. Se io faccio più topic, faccio l'advertise di più topic, cioè della stessa stringa di topic con due tipi diversi, questa cosa non va bene. Quindi ad ogni stringa topic deve corrispondere, per esempio, deve corrispondere un tipo ben specifico. Quindi questa fase si chiama la fase di advertise, no? Io dichiaro, io produco immagini, io produco odometrie, eccetera, eccetera. Questo è quello che parte. Quindi tutti i nodi fanno l'advertise. Poi tutti i nodi faranno la subscribe. Quindi a quel punto io ho detto le cose che posso offrire, a questo punto devo dire le cose che mi serve che mi vengano date, no? E quindi io posso produrre, no? Posso richiedere, per esempio, immagine camera 1 e odometria, se voglio fare una localizzazione, no? Richiedo questi topic.
Quando li richiedo, devo specificare, per esempio, una callback, una funzione che mi dovrà essere chiamata ogni qualvolta un messaggio che risponde a quel topic sarà inviato sulla rete. Basta. Questa è l'azione di subscribe. Ok? Quindi advertise, offro queste cose, subscribe, mi sottoscrivo a queste informazioni. Ovviamente, quando io camera avrò a disposizione una nuova immagine, dovrò fare un'altra operazione che si chiama l'operazione di publish. Quindi dirò, caro sistema ROS, questa è la nuova immagine, prendila e mandala a chiunque è in attesa di quel topic. Ok? Quindi c'è l'operazione di publish. Quindi sono sostanzialmente advertise, subscribe e publish. Queste sono le tre operazioni. In questa slide fantastica si vede il modo in cui ROS opera. Per esempio, abbiamo questi tre nodi che per qualche motivo perverso pubblicano tutti quanti sullo stesso topic. Quindi questa sarà per esempio camera 1, no? Okay, image 1. Non so per quale motivo questo possa essere fatto, ma posso immaginare che magari questi tre nodi, ciascuno di questi nodi, esegua una computazione relativamente pesante. Su un'immagine che introduce un certo lag, quindi se questo nodo magari ci mette 10 secondi o no, ci mette va a un terzo del frame rate, quindi va ad una velocità che è un terzo di quanto la telecamera può acquisire e deve fare un'elaborazione su quell'immagine, io magari potrò avere che prendo il flusso dell'immagine della telecamera, lo divido su tre nodi che fanno la computazione. Ognuno di questi nodi ci mette tre volte il tempo di processare un'immagine, però vanno in parallelo e poi qui riunisco il flusso dentro allo stesso topic. Posso immaginare una spiegazione di questo tipo per un diagramma di questo tipo, poi a un certo punto ci saranno i nodi che fruiranno di questa informazione, immagine elaborata, e faranno cose. No? Ovviamente quando uno di questi manda l'informazione, questa qua viene broadcastata a tutti i subscriber. Mentre quando io invoco un servizio, beh, questo servizio è una chiamata esplicita che è diretta da un nodo a un altro nodo, boom, e poi ritorna indietro. Quindi c'è solamente un nodo che si prenderà in carico di quella particolare invocazione di servizio. Sempre se cliccate qua scoprite le cose. Ora, ROS vi offre una marea di strumenti per analizzare il comportamento dei programmi. Se voi cliccate su questo posto, scoprirete alcuni di questi tool. La maggior parte sono dei tool a linea di comando, ma ci sono anche tool grafici, per esempio RQT Graph, RQT RViz, eccetera, eccetera, che vi permettono di visualizzare tante cose mentre il sistema robotico è in azione. Vi invito a cliccare su Tools. Altra cosa, un aspetto di base di un ecosistema ROS è il core, quella cosa là che io ho fatto partire una volta sola e sta qui dentro. Ok? È un programma. È un programma che fa da namespace. Voi mi chiederete, quando un nodo parte, lui dichiara, che offre dei topic e offre dei servizi. Ok? Come fa un altro nodo che parte dopo di lui a scoprire quali servizi sono attivi? Lo fa connettendosi ad una sorta di servizio DNS che fa da broker e tiene traccia di chi produce cosa e chi ha bisogno di cosa. Quindi si occupa di questo tipo di tenere traccia di queste informazioni. E è un programma che gira per conto suo e si chiama il ROS Core, ROS Core. E altro non fa che fare da broker, lui tiene una lista dei servizi e dei nodi che li offrono, tiene una lista dei topic, dei nodi che li offrono e dei nodi che ne hanno bisogno. Quando un nuovo nodo fa una subscribe, questo qua in realtà parla con ROS Core e dirà io voglio sottoscrivermi a questo topic. ROS Core dice che topic è? Oh, è il topic image 1. ROS Core va a vedere nella sua lista di topic e vede se c'è qualcuno che offre questa lista di immagine, cioè che questa è un topic che risponde a quella stringa e se è del tipo giusto, se c'è,
li mette in contatto, un po' come fanno questi i siti tipo subito.it, no? C'è qualcuno che offre un bene, qualcun altro interessato a un bene, e Roscoe si occupa di fare questo. Poi le due persone si mettono d'accordo, quindi i due nodi si mettono d'accordo e la comunicazione avviene in via diretta senza disturbare Roscoe. Tanto è vero che se voi fate partire un sistema ROS, questo non si fa, ma si può fare, se voi fate partire un sistema ROS e le cose si assestano, quindi non ci sono più nodi che hanno bisogno di fare publish o subscribe, voi potete tranquillamente abbattere ROS Core, ok? E farlo perché le comunicazioni, dopo che tutti i nodi sono partiti, perché le comunicazioni a un certo punto si sono instaurate. Ok? In realtà ROS Core è composto da tre pezzi, una cosa che si chiama ROS Master, ROS Master, no? Tipo, vabbè, che è una sorta di DNS, offre un'altra cosa che offre un repository di parametri, per esempio. In un sistema robotico ci sono tanti nodi, ci sono tanti parametri, alcuni parametri, e se ogni modulo ha il suo file di parametri separato, poi succede un'entropia infinita. Per questo ROS Core offre dei servizi per centralizzare la gestione dei parametri. Quindi quando uno mette un parametro, questo parametro che è una stringa chiave valore, altro non è che questo. ROS ti offre la possibilità di avere questi parametri messi insieme. Poi c'è un'altra cosa che si chiama il log aggregator. Se un nodo, immaginiamo sempre che il sistema è distribuito, quindi alcuni nodi girano su alcune macchine, alcuni nodi girano su altre macchine, quando lancio tutti questi nodi, se ognuno scrive per conto suo su standard out è un casino, allora offre anche la possibilità di aggregare queste stampe che vengono prodotte da ciascun nodo e le memorizza ordinate in un file, scrivendo per ogni nodo chi è il responsabile di quel messaggio. Comunque, queste sono funzionalità che vedremo, le useremo solamente. Per quello che riguarda i parametri, c'è un pezzo che è un pezzo di ROS Core che è accessibile attraverso un'opportuna API che sarà del tipo dichiara parametro e voi dichiarate un parametro, in questo modo voi lo urlate al mondo. Questo parametro viene memorizzato dentro al ROS Core o dentro il parameter server all'interno di ROS Core. Nel momento in cui un altro nodo dirà mi si dia parametro e dice il nome, ROS Core si occuperà di prendere questo parametro e darglielo. Ok? E i parametri sono intesi, sono intesi per essere cambiati poche volte, no? O possono essere cambiati in corso d'opera, ma non vanno confusi con i topic o o con i servizi, ok? In realtà l'azione di richiedere e ottenere un parametro è già di per sé un servizio, ma io mi riferisco al parametro in sé, cioè i parametri sono quei dati che una volta che tu li hai calcolati, per esempio i parametri di calibrazione di un robot, non è che li devi ricalcolare ogni volta, ok? Sempre queste sono slide cliccabili. Assumiamo di avere a un certo punto scaricato tanti bei programmi, tanti bei pezzi dentro nel mio sistema ROS, ogni pezzo fa una cosa, ok? Come faccio io a far partire un nodo ROS? Prima di tutto devo far partire il master e scrivo in un terminale, scrivo ROS Core, esattamente quello che ho fatto prima. Adesso, Orazio. No, questo è ancora Orazio che gira. Adesso elimino un po' di cose, sperando che non. Oh, no, no, no. Sono in tre directory vuote. Se voglio far partire un sistema ROS, la prima cosa che devo fare è partire il core. Far partire il core. Come?
Roscoe. Facile, no? La seconda cosa che devo far partire, se voglio far partire un nodo, per esempio il nodo del mio buon vecchio Orazio, no? Dovrò far partire, assumendo che sia compilato, ho due modi di farlo partire in realtà. Il modo più semplice è con rosrun. Rosrun. Devo caricare il workspace, quindi devo fare source. Dovrò, per avere la risoluzione automatica dei nomi, dovrò fare source devel setup.bash, ok? Altrimenti non ho la risoluzione automatica dei nomi, dove devel e setup.bash sono delle cose che è un file di setup che viene messo nel momento in cui si crea un workspace ROS. Lo vedremo tra un paio di slide. Però dovete, questo source altro non serve che a rileggere nella shell un insieme di variabili d'ambiente. Variabili d'ambiente che specificheranno al sistema dove andarsi a cercare i pacchetti ROS. Quando fate questa operazione, io potrò ave avrò accesso a delle al tab completion, per esempio, su dei comandi ROS. Quindi comunque facciamo ancora cd, io l'ho fatto, lo vedete, l'ho fatto, ho scritto source devel setup.bash all'interno di un certo workspace, ok? Il mio workspace essere regg2. Poi faccio rosrun regg2 con tab mi completa, questi sono tutti i pacchetti del mio workspace, Orazio ros. Ok? E questo qui è il package. Questo qui è un package. Un package può contenere molti programmi. Quindi io per lanciare un programma devo specificare il nome del package e il programma. In questo caso ce n'è uno solo, quindi io potrò semplicemente fare tab, me lo trova. Orazio Robot Node altro non è che un binario Linux. Se premo invio, è partito. Orazio. E a questo punto lui ha comunicato a Roscore tutti i servizi, tutti i servizi di cui, che, di cui ha, che offre, di cui ha bisogno e tutti i topic. Ok? E a questo punto, quindi, ho fatto partire sto nodo. Fidiamoci che sta girando. Come faccio a scoprire che sta girando? ROS node list. Con il comando ROS node, se dico list, lui mi dice: mi fai vedere quali processi ROS stanno girando? Lui mi dice: stanno girando questi due processi. Ok? A questo punto, per esempio, per mio gusto, posso anche far partire il joystick. Se ce l'ho inserito da qualche parte, no. Lo inserisco e lo fa partire. Questo è il joystick, così. Ho inserito il joystick con mia somma gioia. E io dice: come fai a far partire il joystick? Lo so dov'è il joystick e quindi so come si chiama il programma che legge il joystick. Lo farò partire. Rosrun. Devo sempre caricare il workspace. Ok, in questo caso io so che il mio joystick si trova in un package che si chiama SRG Joystick Teleop. Però all'interno di questo package io ho due nodi, due binari. Uno che si chiama Joy Event Scanner e l'altro che si chiama Joy Teleop Node. Ha ragione, dovrò far partire questo. Dice: come lo sai? Lo so perché lo uso. Ok? E è partito il joystick. Vediamo a questo punto, quindi io qui ho il robot e qui ho il joystick. Vediamo a questo punto quali sono i topic che sono in giro. Sono gli stessi di prima. Però ricordiamoci una cosa. Il joystick viene utilizzato
produrre dei comandi di velocità che poi verranno utilizzati dalla base mobile, no? Base mobile che io ora accenderò. Quindi, a ragione, io avrò, se faccio ROS node listed, avrò questi nodi, c'ho anche il nodo joy control. Come immaginate che sia articolato questo grafo? Questo grafo altro non è che fatto così. Avrò un nodo che si chiama Joy Control, un nodo che si chiama Orazio Robot Node, che si mandano, dialogano su un topic che si chiama CMDVL, che viene prodotto da Joy Control e consumato da Orazio Robot Node. Quindi ha ragione se io mi diverto a muovere il joystick, fidatevi che questo rumore che sentite sono le ruote che si muovono. Posso anche voler visualizzare il messaggio CMDVL e questa qui è la velocità lineare angolare che io sto richiedendo alla piattaforma mano a mano che giro il joystick. Dice come? Con il magico comando ROS topic, utility a linea di comando, che scopriremo nel reminder di queste slide o di questa lezione. Questo qui era per darvi un assaggio. Comunque, per far partire un nodo, ROS run, nome del package, nome dell'eseguibile. Ricordiamoci che l'eseguibile è un eseguibile, un normalissimo, comune, banale eseguibile Linux. ROS run altro non fa che andare a cercare questo eseguibile che è stato prodotto dal build system, quindi è stato prodotto in fase di compilazione e lo mette in un certo posto specifico. Quindi voi quando lanciate un programma ROS potete pure lanciarlo a manina. Basta che trovate dove si trova quell'eseguibile. Dice dove si trova questo eseguibile? Ovvio, domanda successiva. Cd devel, dentro la directory del workspace c'è una directory che si chiama devel. C'è una directory che si chiama lib e poi all'interno della directory lib ci sono tutte tante cartelle, per esempio questa. E dentro trovate due ottimi, splendidi, fantastici binari. Ok? Quindi lui va a cercare fondamentalmente in tutti i workspace, dentro la cartella del workspace, dentro a dev e lib, va a cercare nella cartella di primo livello che è il package, e all'interno di quella cartella va a cercare nella cartella di secondo livello che è cioè va a cercare i binari. Quindi quando fate ROS run, nome del package, nome della cosa, lui va a ravanare dentro questo insieme di cartelle. Se trova un binario, con quel nome te lo lancia. Ok? Per sapere quali nodi sono vivi, ROS node, potete utilizzare il comando ROS node che offre il programma ROS node che offre diversi comandi, list, info, kill, help. Vediamo di chiamarlo e scoprire. ROS node help. Oh, ping, list, info, macchine, kill, cleanup. Questi sono i comandi che ROS Node offre. Se io faccio ROS Node kill Orazio Robot Node, lui lo abbatte, vediamo che cosa succede su Orazio. Orazio è morto. L'ho abbattuto con ROS Node kill. Povero Orazio. Mo' faccio rinasci. L'ho fatto rinascere, ma nel frattempo io non ho dovuto abbattere il joystick. Il joystick sta ancora qua che gira. E avendo fatto ripartire Orazio, va ancora tutto. Ok? Cliccare, no? Sui posti nelle slide. Come faccio a scoprire i topic? Beh, l'abbiamo già visto, esiste un programma a linea di comando che si chiama ROS Topic. E questo ti offre un insieme di un programma e ti offre un insieme di comandi list, echo, hertz, info, oppure puoi addirittura decidere di pubblicare proprio a manina da linea di comando un messaggio con ROS topic pub meno R topic name message type message content, dove message type e message content saranno delle stringhe fondamentalmente.
fondamentalmente. Puoi anche iniettare a manina dei messaggi nell'ego sistema ROS. ROS Topic l'abbiamo già visto, abbiamo visto List, abbiamo visto Ego, abbiamo visto Hertz e tutto il resto. Poi ci sono delle utility, proprio delle utility a linea di comando, per scoprire, delle volte tu stai guardando un messaggio e stai programmando e dici ma che tipo di messaggio è? Come è fatto un tale messaggio tal dei tali? Allora, le strade sono due, o vai nell'albero delle directory nel computer e vai a cercare questo messaggio, cioè un file che si chiama nome.message. Oppure, visto che il file system è definito con un certo rigore, chiedi al sistema, caro sistema, mi fai vedere il messaggio tipo ODOM, come è fatto? E allora c'è un pratico e comodo comando nella famiglia, cioè il programma in utility della famiglia dei ROSSidi, che si chiama ROSMessage. Come si fa? Si fa ROSMessage. Per esempio, con il comando list, c'ho la lista di tutti i message che sono in circolazione. Sono tanti. Ecco, notate una cosa, che qui non c'è nessun message di tipo SRG, quindi dei miei. Perché? Perché in questa shell io non ho fatto un source del workspace. Source. Bash. No, presumo che ci sarà qualche cosa di essere regista. Spero. Sì, ecco qua. No? Perché avendo fatto un source, allora lui sa dove andarsi. Ho aggiunto alla lista dei directory le directory contenute nel mio work package. Uguale. Ah, se io faccio invece, se voglio vedere come è fatto un certo tipo di messaggio, per esempio, ROS message, com'è? Shove. Turtlesim pose, lui mi fa vedere il messaggio Turtlesim pose e mi dice quali sono i campi e quali sono i dati. Ok? Ragazzi? Ok, io non c'ho feedback a questa cosa. Ora, uguale per quello che riguarda i servizi, ROS serve shove. Ti farà vedere quali servizi sono a disposizione, ROS serve, scusate, ti fa vedere un particolare servizio, ROS serve list, ti fa vedere la lista dei servizi. ROS serve liste. Questi qua sono tutti i servizi messi a disposizione da questo insieme di package che ho adesso sulla macchina, no? No, voi giocherete con questo. Questa settimana, cioè nella settimana prossima. Ok, ora noi si va avanti e l'altra cosa, cioè adesso vedevo passare su tutto. Oh, terribile. Altra cosa, i parametri. Come faccio a vedere i parametri? C'è il pratico e comodo comando ROS param set nome valore. Che gusto, adesso useremo ROS param con gioia. Lo posso fare perché ho ROS core attivo. Come faccio ad avere la lista dei parametri ROS param list? Come faccio a ottenere il valore di un parametro ROS param get? Questi sono tutti dei programmi che funzionano a linea di comando. Penso che vi fidiate da soli che funziona comunque ROS param list. ROS param list. Oh! Questi sono i parametri in circolazione, no? Rose parameco, rose disetro. Get, scusate. Oh, questa è la distribuzione di rose, che è giusto che sia un parametro. E via discorrendo. Adesso ne faccio uno. Rose param set. Labiagi cose param labiagi labiagi ROS param
Listed. Cioè abbiamo anche il parametro di labiagine, la listed. E quindi rosParam get labiagi. Oh, labiagi param mi dice labiagi. Abbiamo scoperto come i parametri. La cosa bella è che questi parametri potete anche leggere programmaticamente da un nodo. Quindi quando magari avrete bisogno di configurare delle cose, lo potete fare in maniera centralizzata. Parametri li abbiamo visti, il link è questo. Un altro aspetto che ci interessa sono le TF. Avremo una puntata apposta sulle TF la settimana prossima, che sono un modo per tenere traccia una convenzione per tenere traccia dello spostamento relativo delle varie parti del robot. Poi dovete immaginare che ogni dispositivo che è montato sul robot opera nel suo proprio reference frame. Quando io ho più parti in movimento, mi interessa mi interessa conoscere la posizione relativa di tutti rispetto a tutti. E questo viene in aggiunta. Quello che può accadere, che tipicamente accade, è che questi sensori, questi dispositivi si muovano a dei rate diversi. Magari perché il braccio destro l'ho comprato da un vendor, il braccio sinistro l'ho comprato da un altro vendor. Uno va a 20 Hz, uno va a 10 Hz, o via discorrendo. E quindi questi dati mi arrivano timestampati, sì, ma non ad una frequenza singola. E quindi per calcolare con accuratezza la posizione relativa dei vari pezzi avrò bisogno di fare delle interpolazioni, quindi di calcolare la posizione, diciamo, stimata di un giunto rispetto a un altro in un intervallo di tempo in cui non ho campioni. Ok, finalmente. Adesso vediamo il file system di ROS. In realtà è abbastanza semplice. Il file system di ROS, la cartella, il workspace che voi dovete, su cui voi operate, oltre a quelli di default che sono installati dentro a Opt ROS Kinetic o Opt ROS Melodic, il workspace altro non è che una directory che ha una struttura ben definita. È una directory che è fatta così. Scusate, ma c'ho un sacco di roba dentro a questa cosa. Adesso vi sto pulendo perché vi sto facendo vedere il mio vero workspace. Manual source. Scusate un attimo, ok. Source. Olà. Un workspace altro non è che una cartella che contiene una struttura di questo tipo: source, build, devel e logs. L'unica cartella di cui siete responsabili è la cartella source. La cartella source che cosa contiene? Contiene i sorgenti dei vostri package. Adesso io ci entro dentro e qui ci saranno tanti bei package, tante belle cartelle. Ognuna di queste cartelle contiene uno, eventualmente o più, no? Package. Questa è la struttura di un workspace ROS. Contenti? Bene. C'è un'altra cosa che c'ho dentro che si chiama CMakeList. CMakeList è generato automaticamente e è un file che contiene delle istruzioni, tra virgolette, per il build system. E basta. Quando voi volete generare un workspace ROS, quello che dovete fare, lo vediamo tra una slide perché ne genererò uno ex novo. Questo è quello mio di lavoro. Quando volete generare un workspace ROS, dovete creare una struttura di questo tipo. Quindi dovete creare una directory. Dentro a questa directory dovete creare un'altra directory che chiamate source, e dentro ci dovete mettere un CMakeList.txt,
un file come questo, in realtà è un link simbolico. Queste operazioni sono fatte automaticamente da alcuni comandi. Però la cosa importante è che voi abbiate un'organizzazione di questo tipo. Adesso, una volta che avete creato, tra virgolette, un workspace, ci saranno delle operazioni per inizializzarlo. Voi avete accesso ai comandi roscd e rosrun che vi permettono, vi teletrasportano nella cartella di un package oppure vi permettono, se è buildato, se è compilato correttamente, di eseguire un nodo residente in un package con rosrun, come abbiamo visto prima. Ok? Una volta che voi avete messo questi package nelle directory opportune, voi attraverso catkin, quindi un sistema di build, potete generare, compilare un workspace. Ok? Come si fa? Qui vi spiega come si lancia Catkin, ma vedremo un esempio. La cosa importante, che voi non apprezzerete ora, è che il build system può generare non solamente eseguibili nodi, ma può anche generare delle librerie. Ok? E queste sono in particolar modo utili. Il build system è Catkin, è un build system che in realtà non dipende da ROS, è un build system separato e io lo trovo molto conveniente perché gestisce automaticamente le dipendenze. Quindi ROS, come vedete, incorpora e costruito su un sacco di componenti. Catkin con ROS in realtà non c'entra niente, anche se è il suo build system ufficiale. È come dire GCC e ROS, ok? Il workspace di Catkin è fatto in questo modo. C'è una cartella, che è la cartella del workspace. È buona norma avere quello che noi abbiamo di solito, abbiamo N workspace, uno per progetto, uno per categoria. In questo modo tieni le cose in ordine. Ci abbiamo una cartella di top level, che è la cartella del workspace, che contiene una directory che si chiama search, che conterrà i sorgenti, e che contiene un top level CMake file. E poi ci abbiamo le cartelle con i package interni, no? Package 1, package N. Ogni cartella che contiene un package contiene due cose. Contiene un file che si chiama che è un CMake, che è un file con le direttive di compilazione, e contiene una descrizione XML del pacchetto da generare, in particolare una descrizione delle dipendenze. Questo è come ho organizzato un workspace. Fare un package significa fare solamente una di queste cartelle e sbatterla dentro al workspace. Quando fai catkin compila, o catkin build, lui creerà delle cartelle aggiuntive, una cartella che si chiama devel e una cartella che si chiama build. In devel ci metterà i prodotti della compilazione finali, in build ci metterà un sacco di file intermedi, .o e tutto il resto. In questo modo non vi lorda le cartelle dei package con dei file oggetto. E qui c'è l'esempio di vedere come di produrre un workspace. Se voi vi fate, scrivete queste cose a manina, in realtà questa riga qua, no? Ce la dovreste avere già nel bash rc. Se usate Melodic al posto di Kinetic, scrivete Melodic, ovviamente. Come si fa a creare un workspace? Lo creiamo cd cose. Ah, mkdir cos di Lambiaggi, la cancello ogni giro, cose di Lambiaggi. Ok, come si fa a creare un workspace? Adesso creerò un workspace qui dentro, signore e signore. ROS mkdir workspace di Lambiaggi. Quindi workspace di Lambiaggi. Ho creato la directory. Dovrò crearci dentro anche la directory source. Creato la directory source dentro la Lambiaggi. Poi, dentro la directory source, scriverò catkin init workspace per inizializzare il workspace.
E lui mi ci ha messo qui un link simbolico al CMake List di primo livello. Benissimo. Poi, io ho creato il workspace. Una volta che ho creato il workspace, dovrò dire Kafkin build o Kafkin make. E lui ha buildato il workspace e mi ha creato la struttura di directory. Solamente che non ci ha messo molto a compilare perché non c'erano package dentro la mia directory source. Ok? Bene. Una volta che io voglio operare su questo workspace, dovrò scrivere source devel setup.bash. In questo modo avrò caricato nelle mie variabili d'ambiente i pacchetti residenti in quel nuovo workspace di LabVIAGI, quindi nessuno. Ok? E ho fatto questa cosa. Bene. Ora, come funziona? Questa è la slide della La slide dell'anatomia di un nodo ROS. Come funziona, come è fatto un generico nodo ROS? Da un punto di vista programmatico. Ricordiamoci che abbiamo visto abbastanza del C++ nelle slide della volta 2, non so, insomma, ne abbiamo visto un po'. Com'è fatto un nodo ROS? Abbastanza facile. Cioè, ogni volta che io devo pubblicare un'informazione, devo dichiarare un oggetto di tipo pubblicatore di ROS. Questo vuol dire, questo è un namespace, vuol dire l'oggetto, il tipo publisher all'interno del namespace ROS. Variabile in questo caso globale. Quindi per pubblicare devo dichiarare un pubblicatore. Mi sembra ragionevole. Quando il programma parte, leggiamo il main. Il programma parte, tu devi dire ROS inizializzati. E lui si inizializzerà. No? E questo qui farà sì che il tuo programma dialoghi con il file system, con il ROS master per dire ciao ROS master, sono vivo, sono qui. Ok? A questo punto noi abbiamo bisogno di un modo di fare l'advertise, la pubblicazione, tra virgolette, dei nostri topic. Ok? Allora, per fare la pubblicazione di questi, questo qua lo possiamo anche, diciamo, flippare. Per fare la pubblicazione di questi topic, queste due righe le potete scambiare, io dovrò dire pubblicatore ROS, no? Ed esiste il pubblicatore ROS perché l'ho creato, cioè l'ho dichiarato qui. Quando fai ROS init, lui sveglierà i pubblicatori attraverso delle variabili globali, delle cose becere, e gli dirà sì, sei vivo. Caro pubblicatore, advertise, no? Fai chiacchiera, di a tutti che io produco un messaggio di tipo other message type. Ovviamente questo qua sarà un tipo di messaggio che avrò definito sul topic my topic. Quindi io produrrò, no? Dichiara a tutti che io produrrò messaggi di tipo other message type sul topic my topic. E l'ho detto a Roscore. Poi avrò bisogno di, siccome questo nodo fa due cose, pubblica dei messaggi di tipo other message type, però ha bisogno di ricevere dei messaggi di tipo message type, ok? Diciamo così. Allora, dovrò anche dire, mi voglio sottoscrivere, caro ROS Master, io richiedo di sottoscrivermi a messaggi di tipo message type star, che vengono pubblicati sul topic, subtopic, vuol dire subscribe da topic. Ogni qualvolta uno di questi messaggi viene invocato, voglio che tu invochi la funzione myCallback, che è questa funzione qua, passandogli come argomento il messaggio che è stato ricevuto attraverso un puntatore tipo message type star. Per fare questa cosa avrò bisogno di chiedere un oggetto che si chiama un node handle, che è un node handle, una handle, un modo per accedere alla namespace facilities, e lo invo su questo oggetto n invoco il metodo subscribe passandogli questi parametri. Questa invocazione qui mi ritornerà, molto Java-like, mi ritornerà un oggetto di tipo sottoscrittore, un'istanza di oggetto di tipo sottoscrittore S,
Ross 2.2. Subscriber. Se distruggo il sottoscrittore, chiaramente anche la callback e tutto quanto verranno distrutti, ma io non lo distruggo. Perché quando ho fatto questa operazione dico Ross gira, Ross gira, Ross se spin. Ross spin entra nell'event loop di Ross, che viene abbattuto quando spingo CTRL C sul nodo o quando invoco Ross kill. Vediamo un po' quello che fa la callback. Quindi questo programma ogni volta che ricevo un messaggio di tipo message type sparato sul topic subtopic, lui farà cose, dichiarerà un messaggio di tipo other message type M2, lo riempirà processando per esempio i dati ricevuti da M1, dal messaggio ricevuto, e poi lo pubblicherà, dove lo pubblicherà utilizzando il pubblicatore che abbiamo utilizzato prima per fare l'advertise. Ecco perché il pubblicatore l'ho messo pubblico, globale. Ok? Molto semplice, un programma ROS classico, quello che fa è advertise, legge cioè advertise di un certo tipo di topic, subscribe di altro tipo di topic, gira, programma gira, dove le azioni vere e proprie sono tipicamente fatte nelle callback. Ok. Altra cosa per complicare la nostra dissertazione sono i namespace. Voi avete visto che i programmi ROS incominciano con degli slash, ok? Se voi potete usare ROS per gestire, per esempio, un sistema di robot multipli. In questo caso ha senso organizzare i topic, ok? I topic di questi robot come se fosse un file system. E quindi invece di avere il messaggio tipo slash odom, magari avremmo il messaggio slash robot1 slash odom. Ok? E questa è la sostanza dei namespace. Ovviamente vale la stessa cosa che vale per il file system. Se voi all'interno di un nome mettete uno slash davanti, vi riferite alla top level, diciamo al top level nome di un topic o di un servizio o quello che è. Se non ci mettete lo slash, vi riferite al namespace relativo, quindi quello in cui siete in questo momento. Cliccare su wiki ros org names per il dubbio. In questo corso qui faremo. Ok, Tiziano e Vincenzo rispondono alla chat. Io rispondo dopo questa puntata. Questa è la storia dei namespace. Per vedere i grafi di computazione usate il comando rqtgraph. Poi c'è l'ultimo diavolo che io. Molti di voi, alcuni lo amano, altri lo odiano. C'è un programma. Potete immaginare che quando devo lanciare un sistema robotico ho una carrettata di nodi da lanciare. E questa cosa può essere poco pratica. Ci sono diversi modi di farlo. Un modo è farlo con uno script di shell. ROS Launch è un programma che è un'estensione di uno script di shell. Che è altro non è che un XML file che ti permette di lanciare un insieme di nodi ROS con una segnatura opportuna. Per esempio, questo launch file, che è proprio un launch file, è scritto, termina con la desinenza launch, ti offre la possibilità, se fai ROS launch, un launch file, lui lancia tutti i programmi che ci sono dentro, tutti i nodi che ci sono dentro. Eventualmente con dei gruppi e con delle cose di questo tipo. A me mi fanno. Io, a me non piacciono, devo dire la mia, proprio a me non piacciono. A me piacciono le sequenze di avvio controllate. Quando tu hai magari una GUI che ti fa partire un programma alla volta, te lo fa partire, vedi il suo stato, vedi se è partito, passi al successivo e passi al successivo e passi al successivo. Quando vedi tutti i verdi funziona. Perché nelle demo queste cose qui tendono, nella mia personale di Giorgio esperienza, a non funzionare. C'è sempre qualcosa che non va. Mentre se hai una sequenza di avvio controllato, anche se ci metti un minuto in più a far partire tutto quanto, funziona meglio. Immagina, però, in alcuni casi, per
degli insiemi di nodi circoscritti, i Ross Launch hanno senso perché ci sono delle circostanze in cui c'è quei 3, 4, 5 processi che devi far partire e funzionano, diciamo, come un blocco standalone, ma in questo caso può avere un senso fare un Ross Launch. Fare un Ross Launch per un sistema di robot enorme è tipicamente una catastrofe, è come se tu c'hai una centrale nucleare dove c'è un solo bottone on e basta, non è che la cosa mi dà molta sicurezza. Ok, ora veniamo agli exercises che concludono questa lezione. Allora, innanzitutto, fatevi il resto dei tutorial di ROS e clonatevi e compilate il nodo ROS tutorial e compilatelo dentro la cartella. Come fate a compilarlo dentro la cartella? Voi create un workspace ROS e scaricate, clonate via Git o scaricate la cartella che contiene il package e la mettete dentro la directory source e compilate con ROS build. Ok? E una volta che avete fatto questa cosa qua, utilizzando la wiki, potete fare un programma che disegna n cerchi diversi in dei posti random. Quindi scaricatevi questo tutorial, compilatelo e poi fatevi un programma che invocherà il servizio spawn circle su un nodo di tipo tartaruga. Ok? In realtà i tutorial sono già linkati sulla pagina dei tutorial di ROS. Questa è la prima parte e poi fate il nodo duale, quello che cancella un cerchio, ma questo lo vedete da solo, da soli nella lista. Sicuramente avrete una marea di domande e quindi io adesso mi metto in attesa delle domande e vi rispondo. Gli homework sono, insomma, sono quelli che sono specificati qua, ma è inutile che mi dilunghi più di tanto. Ok? Quindi io rimango qui in attesa di domande. Ah, questi homework chiaramente andranno non per questa settimana, andranno adesso ve lo dico, ci avrete almeno 10 giorni, credo, per farlo. Vediamo un po'. Questo homework andrà per il 17 aprile, quindi avete un sacco, un sacco, un sacco di tempo per farlo. Allora, ragazzi, facciamo una cosa, un secondo solo. Apriamo un Meet adesso. Perché? Perché? Perché sei così terribile e atroce? Allora, facciamo una cosa. Paste. Credo che sia questo, un secondo solo. Voglio aprire un Meet, adesso ci vediamo in Meet quelli che hanno domande, ok? Ovviamente la sessione di Meet non sarà registrata, ok? Quindi aspettate un secondo che devo scoprire qual è il maledetto link.
Ci vediamo su Meet adesso. Chiudo la live. Ciao e ci sentiamo. Il Meet è questo. Boom. Oddio. Che è successo? Stream si è ammalato? No. Stream va. Niente. Allora, come faccio a farvi vedere Google Meet? No. Io farò così per farvi vedere Google Meet. Lo vedete questa stringa? Ecco, voi copiatela, è vero? E quindi venitemi a trovare in questo posto adesso. Adesso chiudo la live perché altrimenti non posso usare la camera, non posso usare il microfono. Ciao a tutti!